Spide, eccola qua. Oggi parliamo di Dark Web in questa rubrica, che è quella del Dark Web, appunto, non a caso. E vi racconto una storia incredibile. C'è questo signore, guardatelo, si chiama Seth Aaron Pendley, ha 28 anni, è texano, è stato arrestato perché cosa ha pensato di fare? Allora ha detto, sapete che cosa voglio fare? Voglio spegnere il 70% di internet. E c'è quasi riuscito, c'è andato sul Dark Web, ha cercato di comprare delle bombe, e del C4, dell'esplosivo C4, e voleva mettere in un data center in Virginia, dove c'è Amazon con tutti i suoi server, e voleva far esplodere tutto. Fortunatamente l'hanno pescato per tempo e gli hanno dato, mi sembra, 15 anni di galera per questo. Quello che vi ricordo è che sul Dark Web... Lui non le ha fatti esplodere, che sul Dark Web a volte, e così anche in tutti, come dire, i meandri della rete, ci si sente un po' liberi, no? Dietro un anonimato, dietro un'apparente tastiera, un apparente nickname, ma in realtà non è così, e si viene beccati, quindi attenzione, occhi aperti. A proposito di questo non è Dark Web, ma è incredibile, guardate, aspetta che me la slide qua. Allora, questo qui è un normale canale di Telegram, di cui non vi faccio il nome per ovvie ragioni, dove in chiaro vendono qualsiasi tipo di droga, con prezzi, con vendono anche i canali quelli della IPTV, quella illegale, perché esiste anche legale, no? Quella illegale che ovviamente rovina poi tutte le cose che ci piacciono. E guardate, vendono cocaina, guarda che roba. Questo qui, ma con i prezzi, guarda, 50 grammi, 60, 120 grammi, così, normale, in chiaro, accessibile a tutti, ok? Quindi altro che Dark Web, cioè qui ormai stiamo arrivando al web aperto, perché? Perché non è che le forze dell'ordine dormono, le forze dell'ordine sono brave, si danno da fare, fanno cose, e anche tanti, spesso sono, in alcuni paesi, tra cui l'Italia, sono sottodimensionate, potrebbero fare molto di più, secondo me avrebbero bisogno anche di più, come dire, di più risorse, ma purtroppo, come vedete, ormai dilaga la malavita senza fine. E apparentemente possono sembrare fenomeni minimi, ma in realtà oggi molte cose stanno sfuggendo al controllo in generale della legge e degli stati, il che da una parte può sembrare una sorta di forma di libertà, e dall'altra ci dobbiamo ricordare che gli stati, le leggi, insomma, la civiltà la creiamo noi, la facciamo noi, per cui quando poi si va contro le regole che tutti noi in teoria vogliamo, fa male a tutti. Va bene, vi ricordo di condividerla.